Nella scorsa puntata. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Al! Al, grazie a Dio! Dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri. Sono qui, a Bright Falls. La moglie di Alan Wake è stata, a quanto pare, rapita da un tizio che ci ha contattato e ci ha detto di raggiungere un punto specifico e molto probabilmente ci chiederà altre cose poco piacevoli, poco edificanti proprio. Magnifico, Sarah. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima spiacevole scappatella. Non sono responsabili delle loro azioni, naturalmente. Posso assicurarle che il mio personale è stato redarguito. Thor e Odin non hanno mai fatto del male a nessuno quando abitavano nella fattoria. Purtroppo, possiamo soltanto ritardare l'incedere della loro demenza. Sì, io ho un problema un po' più grave. Si sente un po' meglio, signor Wake. Insomma. Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. Ecco. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Perché? Stia calma! Perché? Ehi, fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sarah. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake? La mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Ok, un momento ragazzi, facciamo... Che diavolo è successo? È quello che stavo chiedendo anch'io. Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precostava i soldi. E credeva che Alice fosse stata rapita. Ecco. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al. Non mi piace per niente. Non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Ma oh, ma chi c'è? Wake! Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow. Cioè... Stavo proprio pensando a lei. Stavo giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Barry. Chi è Max? Ti blocca la crescita, ecco chi è Max. È un cane, un cucciolo, te l'ha detto. Comunque, fermi tutti, ragazzi. Allora, non ho ben capito cosa sia successo. Cioè, allora, quel tizio a cui Alan ha tirato il pugno sarebbe quello della residenza Cauldron Lake, che l'abbiamo visto appena sono arrivato al cottage, che mi sono messo a girovagare intorno al cottage, e c'era questa residenza che spuntava dal cima al monte. E quindi praticamente ci ha invitato a andare a dormire là dentro. Non ho capito perché Alan Wake gli ha tirato il pugno. Perché se guardato, ha organizzato qualcosa con mia moglie. L'unica cosa che Alice e questo dottore avevano organizzato era un appuntamento, insomma un incontro con Alan per sbloccare il suo blocco dello scrittore. Infatti, motivo per cui Alan aveva abbandonato il cottage in preda alla rabbia. Però non ho capito perché gli ha tirato il pugno. Cioè... Alice non mi sembra una persona infedele, quindi non l'ho capita, va bene. Quindi adesso siamo con Barry. I nostri problemi sono appena aumentati del 50%. Ehi, signor spacco tutto.
Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e tra le altre cose è una tua grande ammiratrice. Questa è la cameriera. Ha anche un sito web dedicato a te. Ah, pure. Ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No, davvero, Barry. Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. È tutto così. Di quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Ho capito, però. Non fraintendermi, è un'ottima storia. Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Beh, non è che mi aiuti tantissimo così, Allora, intanto qui c'è un thermos, vai, prendiamolo. Non ho idea di quanti thermos abbia raccolto finora, anche perché non me lo dice. Ho la cassetta del pronto soccorso. Allora, probabilmente devo andare a parlare con lui e Max sul tavolo, vedi? Il cucciolo. Chi è Max? Guarda, apri gli occhi, ce l'hai puntato dritto. Eccolo là, Max. Gelosone. Qui c'è l'orso Yogi impagliato, ma questo cottage, belli cottage, a me piacciono tantissimo. Comunque è anche una specie di, sì, osserva, cos'è? E leggi. Lo scheletro di mammut colombiano. Questo esemplare è estintosi 14.000 anni fa, è stato rinvenuto presso i pozzi di bitume di La Brea nell'81. Donato dal Parco Nazionale di Alderwood nel 98, quando il mammut colombiano è stato dichiarato fossile nello stato di Washington. Soprannominato Charlie Zanne Lunghe, da allora è diventato la mascotte ufficiale del parco. Ecco perché allora mi sembrava di averla già vista, il mammut. Vabbè, andiamo a parlare con il nostro amico Frizzi. Buongiorno, io... Quello, amico. Quasi finito. Dovrei affittare un cottage, bellino. Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Rusty, tra l'altro, era quello che beveva il caffè nel primo episodio. È di fronte a Charlie Zanelunghe. Sì. Ok, certo. Ok, andiamo a prendere il modulo. Giusto, che è stato? Dei bracconieri. No. Max ha messo la zampa in una trappola. Sono illegali da queste parti. In teoria è proibito cacciare all'interno del parco, ma certa gentaglia non si fa scrupolo. Almeno Max starà bene. La tagliola gliela metterei alle palle. Bella tagliola alle palle, ta, così. Sul serio, Al, non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Barry, devi parlarne con la polizia. Decido io. Possiamo riparlarne più tardi. Allora, la polizia... No. Questa storia... Senti... Primo, la polizia c'ero già e tu mi hai tirato fuori. Due, Alan, sei un deficiente perché potevi dirlo alla polizia. Tutto la testa. Insomma, dai. Devi ammettere che tutto questo sembra Sì, assurdo. Io devo riempire un modulo comunque. Se è uno scherzo o cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Eccolo qua. Prendiamo in giro Barry. Per poco non ci cascavo. Divertente, Al. Ma ora basta. Oddio, ha scritto, ha firmato senza penna e il foglio è sparito. Ha pizzicato il foglio. Ho compilato tutto pizzicando il foglio che per magia è scomparso con una penna invisibile. Inchiostro magico, presente quello che va visto con la luce UV. Ecco. È questo il modulo che voleva. Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. E tra l'altro, sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. E tra l'altro, inchiostro invisibile, infatti il foglio è bianco. Se ha dei problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio là sotto. Se cammina nel bosco, stia attento a dove mette i piedi o finirà come Max. Grazie per l'avviso. Forse mi preoccupo troppo. Ci sono varie persone accampate là fuori di cui non sappiamo nulla. Non che sia gente pericolosa, ma con le trappole non si sa mai. Vorrei evitare problemi. D'accordo, grazie. Secondo me succederà di tutto perché io devo andare in greppa al monte. Letteralmente in greppa al monte devo andare. Anagane, c'ho una greppa al monte ora. Chiaramente dal pezzo da qui a lassù succederà di tutto. Senti, Al, stai cercando di farmi credere che hai sparato ancora? Che... Madonna. È svanito? Ancora qui. Proiettile finché non gli hai puntato addosso una torcia.
queste cose le dicono quelli che finiscono in una stanza imbottita. Ho capito, Barry. Senti, io ho cose più importanti da fare. Ciao. Se te pure sta lì a parlare da solo, io devo raggiungere. Ancora, madonna. Tua madre. Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno. Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Ecco. Meglio che tu vada, che tu resti qui. Fai altro che starnutire, sì, mi fai scoprire. Posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Sì, me l'ha già detto quell'altro. Ecco. Tranquillo weekend di paura, come dire una splendida giornata di merda, uguale. Ah, eccolo. Vedi che bisogna sempre controllare. Ok, niente. Cos'è qui? Pile! Sempre controllare, sempre. Di qua si esce, sì. Però mi sa che questa è la strada sbagliata. No, forse è la strada giusta, vedo la strada. No, c'è già la nebbia. Silent Hill mi attacca. Allora aspetta, fammi controllare un attimo meglio. Ti incastrare. Questo posto mi mette strizza. Scommetto che ci sono muffa, spore, no, erba velenosa. Che libro è questo? Non vedo, c'è la testa di Alan davanti. Del 15%. With inside. Chiudi la quando esco. Sì, sì, vai pure, fai quello che devi. Me la caverò da solo, ma ce la farò in un posto che sembra uscito da un film dell'orrore. È voluto venite qua su. Comunque, Wait Inside, ho imparato a capire che le copertine dei libri non sono messe a caso, anche i titoli, però se l'avessero texturizzate meglio. Capisco che è un gioco del 2011-10 o vabbè, però alcune cose sono illeggibili. Comunque, Wait Inside, inside è qualcosa che viene da dentro. Ecco, ha tirato fuori la pistola da solo. Ecco, bravo, chiude a chiave. Posso prendere la macchina? La macchina prefatta bene, complimenti. Dai. Raccogli pagina del manoscritto, che non la leggiamo perché è spoilera. E a me non mi piacciono gli spoiler. Ah, devo proprio prendere la macchina, posso? Mi fai prendere la macchina? Wow. Barry aveva le chiavi dell'auto. Ecco. Ma l'ufficio turistico non era lontano e non mi sarebbe servita a niente nella foresta. Oddio, è un fuoristrada, eh. Fatta apposta per andare Sapevo fuori che dalla strada. Dovevo dirlo alla polizia. Questa non era certo la cosa più intelligente che avessi mai fatto. Ecco. Ma ero ancora infuriato con Barry per aver cercato di dissuadermi. Quelli mi avevano chiamato nell'ufficio dello sceriffo. Non temevano la polizia e avevano Alice. Ok, allora posso capirti, alla luce di questa cosa che hai detto, posso capirti perché non l'hai detto lo sceriffo, però comunque sia io gli avrei lasciato un paio di briciole di pane da seguire allo sceriffo. Dov'è? Chi è? Gli uccellacci. Ok. Permesso? C'è una radio? Ci sono dei libri? C'è... Sì, ok, luce. Allora qua dentro sono al sicuro. Ah sì, la cospirazione del fato e Wait Inside, che non riesco a trovare una traduzione accettabile in italiano. Probabilmente lo scriverò poi nei commenti, se no qui ci sto. Munizione del revolver dentro l'armadio, giustamente. Allora, radio, cosa ci racconti? Bentornati allo show, amici. Come promesso, il dottor Nelson ha parcheggiato il di dietro nel nostro studio. Dottore, che programmi hai per la festa del cervo? Mi sa che la festa del cervo... Mi fai sembrare più organizzato di quanto sia in realtà. Posto. Niente di speciale. Oh,
Ok, non diceva niente di particolarmente interessante, parlavano un po' di questa festa del cervo e che il tizio che parlava con Pat, ovvero quello che gestisce la radio, non parteciperà alla gara di pesca, ha pescato un pesce enorme, un persico e basta. Cioè, niente che ci interessi ai fini della storia. Ecco, là c'è un lampione, quindi vuol dire che in questo tratto spunterà qualcuno... Che cazzo? Un terremoto a caso. E la lampadina che ovviamente ci ha fatto ciao ciao. Ma che c'è un tremors qua sotto? Si può entrare in questo cottage anche se non mi ispira per nulla, dato che ci sono le finestre rotte, però... sento respirare. Drop hazard. Ok. No, mi sono sbagliato. Qui si può entrare? No, non si può entrare perché... perché la porta all'ingresso è messo in un punto malefico e poi comunque sia era chiuso, proprio chiuso del tutto. Che bello! Gli uccellacci, l'ho visti. Ma non gli faccio niente. Calcia, ma ci devo andare per... ci devo andare davvero qua dentro? Bello così. Pa! La porta che ha trapassato i corvi è stato bellissimo. Permesso. Un televisore. Ma scusa, tutto distrutto così e non è neanche attaccata alla corrente. Come faccio a usarlo? Chi è? Ora spunto fuori un porno assurdo. Delitto e castigo. Ah, ancora? Il cancro e la cura della civiltà. Ma non era lo stesso film che avevo skippato l'altra volta? Che c'è qua dentro? Oh. Oh, c'è una nota qua. Ah no, non è una nota. Come... l'uomo nello specchio. Ok, mi sono visto tutto di questo Night Spring qua, di questo episodio, e non è servito a un cavolo. Era solo una roba poliziesca di un tizio che ha ammazzato un altro tizio a mani nude e quell'altro, il poliziotto, gli chiede perché l'hai fatto, eccetera eccetera. Non sono stato io, ma abbiamo trovato le tue impronte. E poi alla fine l'ha confuso, il poliziotto tira fuori la pistola. Vuoi uccidermi? Tanto andrò in galera, mi avete preso, a che senso ha? Bla bla, punto. Ho avuto la conferma che quegli episodi lì, quei filmini lì non servono a un bene amato. Che c'è qua? Cioè, praticamente ho perso solo tempo. Raccogli pagina del manoscritto. Allora, là è uno e poi ufficio turistico. Due. Chi vuole leggerseli se ne mette in pausa il video. Un altro. Rose e Rusty, ok. Ok. Abbiamo recuperato. Comunque devo dire che questo episodio è particolarmente ricco di elementi da esaminare. Da esaminare, da ascoltare, da ragionare. Allora, siamo a Visitor Center? Sì, ok. Che Oh. La visione mi indebolì. Altro che colpo alla testa. Ma che ca... oh. Rusty, diavolo. Ma che... Rusty, tenga duro! Sto arrivando! Prego, aiutatemi! No, ma che cacchio sta succedendo? Tra l'altro mi sono anche completamente perso perché non vedo le antenne che stavano in greppo alla montagna. Ho sentito un rumore sospetto, ambiguo, bruttissimo. Sì, la macchina si è mossa da sola. Dove... no, il cottage, dove ero prima, tutto distrutto. Non ci voglio credere. Sì, arrivo, però ho paura che se vado troppo avanti c'è qualcosa di importante e poi non lo posso più prendere. Posso andare di qua prima di andare di là? L'ufficio del ranger era ok. Qui. Dovevo trovare la chiave per entrare. Ce l'avrà il ranger probabilmente. Ranger quindi vuol dire fucile, ok. E arrivo. Quanti hai
Ma dai, ma c'era 2 secondi fa qua dentro, è tutto distrutto. Sono qui. Arrivo, arrivo, arrivo. Non posso muovermi. Chi è? Signor Wake. Ah, Rusty, oh, Rusty. È quello del cane. Che è successo? Sì, il cane è lì. Ho scritto in quella pagina che ho trovato. Si è avverato. Sapeva. Così oscuro tornerà per me. Deve le luci nell'ufficio. Ho le chiavi. Ok, Rusty. Tenga duro. Torno sì, subito. Rusty ci ha già salutato. Chiunque fosse stato non era lontano. Rusty aveva trovato una pagina del manoscritto. Mi avrebbe aiutato a capire cosa era successo. Ah. Rusty mi sa tanto. Ollino, cucciolino. Da bravo. Oh no, non c'è nient'altro da raccogliere qua. No, di qua non si va. Ok, andiamo nell'ufficio del ranger a accendere le luci. Quindi praticamente questa cosa che sta distruggendo tutto, perché Rusty va fosse dietro sicuro, a coloro che trovano le note, perché lui ha detto che stava leggendo una nota e questa nota, cioè praticamente si è avverato quello che ha visto nella nota. Pensabile riattaccare la corrente e far tornare le luci. Cosa ho visto? Raccoglie pagine del manoscritto qua. L'ufficio turistico era massiccio. Apriti settimo. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Altri libri con titoli impossibili da leggere. Infatti non li vedo. Oh, munizioni, munizioni. Però ovviamente la rastrelliera è vuota. Raccogli pile e munizioni. Quindi sta per succedere qualcosa di brutto. Una birra, me la farei volentieri, guarda. Ecco, arrivato tardi. L'accetta piantata così. Salvavita. Riaccendere le luci era impossibile. Ecco. No, no. Mi sa tanto che devo andare là adesso. No, una nota del manoscritto. Che petrolio. Il terreno era ricoperto di chiazze oleose che sembravano oscurità liquida. No, il cane! Ai cacciatori serve una licenza. Senti. Non ti mette davanti. Ecco, sei morto, bene. Mori. Ho sentito il cane guaire. Non mi dica che è morto. Dai, il canetto. Oh, bella strisciata di sangue che arriva fino. Fino qua. Sì. Come minimo ora il mammut prende vita. Sta a vedere. Qualcosa aveva aperto un buco enorme nel muro. Rusty e il cane. No. 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 Bau bau, Max! È consentito pescare! Soltanto ai visitatori che hanno acquistato una licenza di pesca! Rusty? Seguite sempre! Ma che... Le indicazioni! Rusty? Rusty, no! Sì, è lui, sì! Nulla! Portatemi mai a meno di 100 metri! La luce dei lupi! Oh! Non portatemi mai a meno di 100 metri! Fermati! Ci vanno tenuti al guinzaglio. Non lasciateli mai, vi custoditi. Rimuovere elementi. Dai. 3, 4, 5. Mamma mia. 11 colpi. Che cos'è? Ho sentito un rumore bruttissimo. Arriva altra bella gente. Ezzela. Ezzela.
1, 2, 3. Hai 4, 5 e 6. Ok, ricarichiamo l'arma. Ok, si è calmato l'audio, quindi probabilmente adesso siamo a posto. Qui c'è un'altra nota? No, sembrava, ok. No, ma mi è dispiaciuto per il cane, poverino. Max e coso? Rusty. Tanto carichiamoci. Rusty è stato posseduto dall'oscurità. Probabilmente è stato lui a ammazzare il cane. Ma no, perché era già in qualche maniera di suo. Non lo so. Vabbè, andiamo avanti, sennò qui mi piange il cuore. Quindi praticamente io qua ci sono venuto, tutto distrutto. Cosa devo fare? Devo continuare. Ma che cazzo. Devo continuare la mia ascesa fino alla punta della montagna, che dovrebbe essere quella lì, ma non vedo le antenne. Ovviamente se non riesco ad arrivarci in questo episodio no, probabilmente no, non ci arrivo a questo episodio. Infatti direi proprio che ci salutiamo qua, perché siamo arrivati al 30° minuto. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Mamma mia, è stato particolarmente intenso questo episodio. Un sacco di roba da leggere, da capire, da ragionare. Chissà cosa accadrà. Probabilmente nel prossimo episodio riuscirò ad arrivare in cima alla montagna e sarò proprio faccia a faccia con quello che ha rapito Alice. Anche perché c'è da capire cosa c'entra questo tizio con tutto quello che sta succedendo, che ha rapito mia moglie. Il motivo qual è? Noi ragazzi ci vediamo alla prossima.